Condisse sempre su terre vignole e, come potevo dire, dalle coppe, che no, ormai non è che sta più dentro, che bisogna avere qualche antampo, sempre nella sede del COVI, che non è questo dei galli, geometra, è Comitato Olimpico Vignole, perché Londra le vicina, ne stiamo preparando adeguate coppe che ha messo insieme in garete, cioè europei, mondiali, insomma, però noi puntiamo sulle Olimpiadi. Allora, qua vedi anche il nostro gonfalone, non segna ancora chi fa che portare alle Olimpiadi, ma se pensiamo magari alla cameriera del Primavera, ma vedi, perché insomma, che ne tante, eh. Belle gnocche a Torbole, a Limon, sì, a Vignole, che ne tante. E, ecco qua, in primo piano del professor Carlo Pedernana, professore che è nato a studiare all'estero, Riva, Arco, a Capunzò, Malcesine, Limon, e Carlo è il responsabile tecnico supremo di tutte le nostre nazionali. Perché noi che le nazionali non sempre. Ecco, allora, come stai i boci? Pronti per Nar? Guarda, prontissimi i boci e Selenae e da Dio, siamo pronti tutte quante le manifestazioni, perché noi partecipiamo a tutte le manifestazioni. Quindi che sarà la corsa dove avremo il nostro campione qua Stefano Bresciani, che sarà la pallavolo, che sarà tantissime specialità. Ma il palio, cos'è per noi il Ma il palio? palio noi, per noi è come una preolimpica, noi ne fende allenamento, noi ne togliamo molto sotto per allenare i boci, insomma, che non volevamo nessun agonismo, né divertirmi, allenarmi per esempio le Olimpiadi, che è le Dopo era venuta fuori nostre. quella storia degli oriundi, nel senso, qui dei Bolognan, dei Mori, dei Gazzi, dite devi informarti te, quant'è che si può metterne dentro? Due, tre in squadra, depu? Se poi che è quel regolamento, però noi volessimo iniziare con i nostri, capì? Ecco, Noi gli appunto. oriundi in esta ben, però noi con le aziende di Vignole, se oriundi che ha origini vere di Vignole, allora mi sta ben, però non che uno che è chi l'abita 2 di Vignole, insomma, deve guadagnarsi. Soprattutto, mi diria, soprattutto che vaga bene, perché tor su anche dei Insomma, brocchi, insomma. fra l'altro, oriundi e brocchi, mamma, insomma, Appunto, si fa fra. anche una figura. Ascolta, Esatto. che specialità gaente Beh, la nostra specialità sicuramente è il tiro del chicco d'oliva, credo che lì vada mille, il nostro referente, il nostro campione, ovviamente chi sputa più lontano il chicco d'oliva, ovviamente è il nostro simbolo Che di anche al campione. record mondiale, mi pare 80 Certo, metri, no? mondiale, e anche noi si manca, insomma, penso al primo posto nel mondo per produzione di olio d'oliva. Ecco, e chi che mancano problemi di strutture, perché te saprai meglio di te, hai parlato anche con i capi su, che noi vogliamo fare le Olimpiadi nel 2032, Sì, no? esatto. Però Stringiamo, strutture. anzi, volemo a tutti i costi le Olimpiadi Ma 2032. se mi diceva che bisogna fare il palazzetto, no? Sì, ma dove è la cantina, dove è Corona, tanto adesso noi pensiamo all'olio, ormai è il Esatto. team, e poi pensiamo lì, dove è la cantina, sotto fai una bella gettata, è il nuovo impianto sportivo, che sarebbe giustissimo, insomma, Ecco, abbiamo i dopo soldi che. vabbè, per qui del Balom, mi diria che il campo lì di Sì, Oltresarca, va bene, daremo un attimo lì in trasferta sì, tanto per per allenarsi, Corona, insomma. soltanto per dare un po' di dimostrazione. E in gara la storia anche di fare il villaggio stampa, no? Sì, esatto, se sì, finisco sto venendo comune la caserma, pensando di fare anche villaggio stampa, basta che si dà una IE, dopo sto Ma sì, comune da ma noi, di tutti i dimissioni, fai anche la no, nostra. perché mi ha ben telefonato di chi è il Renato Veronesi, no? Sa che è l'ex sindaco che adesso gli ha dato da fare qualcosa lì con sport, cultura, intanto che trova il posto in provincia, no? E mi ha detto se ne serve qualcosa, però A lui se lei che ti dà con una mano e ti tira via e con ti do l'altra, quell'altra, perché se noi appunto. siamo abbastanza autonomi, soprattutto dal punto di vista economico, noi non è che se sei una repubblica e Esatto. non abbiamo i debiti di certe repubbliche, noi siamo una repubblica virtuosa, No, perché capì? per esempio amico di, vabbè, quella caserma lì, o la finì o non la dea a noi, è comodato che dopo basta, Esatto. che sarà lui che c'ha, ma sarà lui che c'ha. Sarà quella l'isola intervista, sarà in mette in croce. No, perché tanti pompieri lì al Moriola sta bene, dai, Sì. è larghi, tranquilli.
facili, comodi. Appunto, quindi là avanza via tutta questa storia qua. Ecco, dopo che sorriva un'altra storia, che bisogna anche stupare la madre, perché se vezzo traffico... Io anche... ho un'idea tutta mia, se no che mettiamo i dazi come sul tempo, perché è inutile che noi ne spacca il paese a metà, questa strada qua, che sono del sud, ne inquina, si vuole poi la esatto, dazi, esatto, so, te c'è male, no? Continua, ma noi... Ma ascolta, chi se parte allora a Presdi via con quei rendimenti duri, esatto, mattina sera, dopo, no, perché veramente non dia, sì, ma anche a Renato, c'è chiamare in diretta, no, però mi diria, insomma, mettendo la testa, andiamo avanti, certo. E magari di per... la TV la ne seguirà tutte, vabbè, certo, anche nella preolimpica di Lecce, sì, Paglio, sì, perché... nel Paglio sicuramente, anche se lì NEM, come diceva, per allenarne, insomma, ma ecco, invece mi diceva che pare che sia qualche dunque che vuole un po' boicottarne in provincia, chi è là, ma vuoi boicottarne, noi non dipendiamo mica da nessuno di quei soldi, ma cioè... noi no, il po' boicottarne di chi vuole, noi insomma ci sarà tutte difficoltà, come sempre, perché sai come è la politica, però esatto. Noi partiamo lanciati, non abbiamo paura, organizziamo il villaggio olimpico pronto, niente da fare, chi subito vedi come fai ne salta addosso, che ha paura della nostra. Allora, una tua previsione per finire, su metti 300 medaglie d'oro, quanto è importante a casa? Noi puntiamo in tutte le specialità di arrivare sempre primi, perché cioè, però per esempio almeno una decina di ori puoi portarli a casa, insomma, quel della maratona è indiscutibile. Sì, 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 beh, tiro dell'oliva, sarà la nostra sicuramente. Dopo altre specialità col calcio, sì, perché noi siamo un tipo come Barca, capisco. All'italiana. Vabbè, insomma, almeno 10 medaglie d'oro e dopo di esempio argento, i bronzi vari, insomma. Quei dai. Ecco. Comunque sempre de più dell'Italia, sicuramente. Quelle facili, ma ecco. Spanne una, credo. Esatto. Va bene, ringraziamo il professor Pederniana, e chiaramente vediamo appuntamento al Palio quando ci saranno queste preolimpiche, così potrei vedere anche i nostri campioni in azione. Esatto. E alla prossima.